Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, eccoci qua, febbraio 2017. Abbiamo appena terminato il calciomercato invernale e adesso non ci resta che procedere per arrivare, anzi diciamo per continuare la seconda, se si può definire così, parte della stagione del campionato, via. Oltre a questo, la cosa ganza è quella che sinceramente a me mi fa più incuriosire e più mi fa più venire voglia di giocare è quella di provare i nuovi acquisti, perché l'abbiamo appena, cioè sono acquisti freschi quelli fatti nell'altro video, e quindi io vedo l'ora di provarli. Comunque, per quanto riguarda la maglia, io direi di mettere questa, io che ce l'ho in casa con la seconda. Ci siamo, sì, parte qualcuna che ne manca un pezzettino, però più o meno per quanto riguarda la formazione, sì, la formazione, la condizione. Niente, detto questo, iniziamo. Giochiamo in notturna, battiamo il calcio inizio noi e guardiamo un po' come andrà la partita. Allora, attenzione, una punizione da posizione interessante. Proviamo con Tielemans, proviamo di vedere. Boom! Niente, mamma mia. Finisce così il primo tempo. L'unica vera occasione che c'è stata, ma in tutta la partita, nel senso, non solamente per noi, ma in generale, è stata la punizione brutta di Tielemans di prima. Vabbè, bene, iniziamo il secondo tempo sperando che le cose possano cambiare, almeno per noi. Cambio. Allora, voglio togliere Atsu e mettere Cerny. Infatti non so nemmeno se ci può stare, probabilmente no. E togliere Tielemans e mettere Odegaard. No, Ricci no, voglio Turbe, voglio rimanere con Turbe. Vai Odegaard! No! Mamma mia, poteva rendermi orgoglioso di averlo messo in campo così subito, invece no. Attenzione, No! Dai. 1-0 QPR. Porca miseria. Vero che non si meritava noi di vincere, ma nemmeno loro. Questo è il primo tiro in porta, sia un tiro, perché non sono messo il rimpallo di loro. Vabbè, comunque 1-0 QPR. Comincia benino questo video. Vai Correa! Dio buono, ma direi schiacciato troppo. Vai, tira, rifà allora! Non ci vuole rete, ma poi davvero, Dai, ma come si fa? Dai. Oh, menadi. Via, finisce così. Comunque posso dire no, Sina. Sarà stato un caso e vi posso garantire che non c'entra niente questa occasione sciupata alla fine. Però mi aspettavo un giocatore un po' più forte, Sto parlando di Correa, chiaramente. Me l'aspettavo un po' più agile e un po' più a livello di potenza tiro, magari un po' più forte, un po' più veloce, più che agile. Invece, insomma, mi sta un po' deludendo. Vabbè, però è la prima partita, magari devo solamente farci la mano, perché un giocatore, come si sa, è fatto più o meno a modo suo. Quindi, comunque, siamo arrivati alla prossima partita. Purtroppo per noi non abbiamo sfruttato la partita in meno che avevamo rispetto a quella davanti a noi. Potevamo sicuramente accorciare le distanze, però alla fine siamo sempre lì. E niente, a pochi giorni dalla partita di prima giochiamo la nostra seconda partita, che come vedete ci vedrà giocare in casa contro il Derby County. Allora, vediamo un po' come siamo messi a livello di condizione fisica. Se non è male. Mamma mia, mi sto cercando ancora una volta con... No, però gioco sì, cambio male, tanto che cambia un pochino. Allora, no, pensavo peggio. Non siamo messi benissimo, comunque. Però pensavo peggio. Allora, farei partire subito Cerny titolare al posto di Turbe. Così come Ricci. Però fammi vedere Osa. Ok, faccio così. Almeno uno è corretto di due. No, però va bene così. Poi eventualmente faremo dei cambi dopo. Vai. In notturna battiamo noi il calcio inizio e ridiamo il via alla partita. Se non sbaglio abbiamo battuto anche noi prima il calcio inizio, quindi diamo sempre il via noi per ora. No, bravo Donnarumma. Mamma mia, si è rischiato di prendere il gol così subito all'inizio. Vai Tielemans. No, dovevo fare un tocco in più, dovevo farne stoppare meglio il pallone e poi tirare. Invece no, lo tirà così. Cerny.
Vieni, accentati. Guarda Perez, tira Perez. Mamma mia, piedi, ragazzi. Vai Correa, vai Correa. Dai, fai il tuo primo gol. Niente. Vai. No, nulla. Niente. Finisce sì il primo tempo, 0-0. Rispetto a prima è sicuramente un po' più movimentato e anche un po' più divertente, anche se ogni tanto si rischia di prendere il gol. Insomma, è così. Via, andiamo avanti, però prima fatemi fare un cambio. Fatemi mettere Odegaard al posto di Tielemans. Che già ora Tielemans è parecchio stanchino. Vai Correa, lo farò. Vai Correa, tira. Maremma cane. Vai Odegaard, eccolo lì. Martin Odegaard, la sblocca lui. Cos'era, un cuore velo? Non mi sembrava. 1-0 al 70esimo. Aledi, via. Finisce così, 1-0. Scarto minimo, ma risultato importante. Ale, via, si è vinto. Meno male, siamo tornati alla vittoria. Dopo la brutta, anzi, diciamo brutta, non tanto di prestazione, però brutta, perché è venuta fuori sconfitta di prima. Una vittoria ci voleva, ci stava. Ale. Comunque, ragazzi, sono arrivati i resoconti di loro, di che volevo prendere nei precedenti video. Al calcio mercato, insomma. Allora, Jenson Martins, bimbi, è una bestia, ve lo consiglio. A quanto pare c'ha 21 anni, c'ha 79. Cook c'ha 72, se non sbaglio. Fatemi vedere, si fa così, si fa prima. C'ha 72. Poi, era Diawara, di prima, che c'ha 75. Ve lo dico, ve lo sono sicuro. E poi c'era Bailey, che c'ha 76. E sono buoni. Soprattutto il primo e l'ultimo che vi ho detto. Comunque, siamo arrivati qua. Terza partita del video contro i Wolverhampton. Vediamo un po' le maglie. Mettiamo questa via. Vai. Ok. Allora, ancora una volta noi. Battiamo il calcinzio stanotte. Sì, stanotte, stavolta. Giochiamo di giorno, non di sera, perché se non sbaglio il precedente abbiamo giocato di sera. E niente, via. Andiamo via la partita. Vai Perez! Dai Perez! Vai, lo farai ora Perez, da un po'. Ayose Perez! 1-0! Al 18esimo, la sblocca lui. Prima se l'ha mangiato, meno male stavolta l'ha fatto. Tira Tielemans! Mamma mia, pensavo fosse entrata. Comunque, se entrava sarà fatta un'azione super, Tutto di prima, una bella bomba poi dentro la porta, invece è uscita, ma di poissimo, sembrava dentro. Bene, iniziamo il secondo tempo. Cambio, allora, voglio levare Tielemans, permette il magico Odegaard. No, fatemi mettere Cerny al posto di Atsu e basta. Facciamo, rimaniamo così, vai. Ma meno male, perché se facevo un gol mi incazzavo, perché è la prima volta che rimane in porta. Ale, un'altra vittoria con scarto minimo, ma chi se ne frega. Però stavolta, a differenza di prima, diciamo che almeno un altro gol ce lo meritavamo, Cioè, perlomeno, a differenza di prima. Anche prima si è fatto qualcosa, però questa partita si è fatta di più. Vabbè, via, alla fine se ne frega. Altri tre punticini freschi freschi. È arrivato anche il resoconto finale su Isai. 80, per quello che mi chiedevano, pensavo e speravo ci avesse di più. Non è male, però mi aspettavo un 82, 83. Comunque, ragazzi, siamo arrivati qua. Quarta partita del video. E guardate contro chi giochiamo. Contro il Norwich, i primi. Allora, intanto, se si guarda la classifica, ragazzi, ora siamo terzi a 58. Siamo a 2 punti soltanto dalla seconda e a 5 dalla prima. Che di questi 5 potrebbero forse, un forse grosso menasa, diventare 2. Via, giochiamo. Vediamo un po' come si scende in campo. Allora, maglia, un'altra volta per l'altra. Mettiamo per l'altra che ci ha portato bene, sinora, vai. Allora, gestione squadra. Allora, turbe no. Mettiamo il buon Ricci. Si fa un po' di questa turbe e va bene così.
non siamo messi benissimo, le varie condizioni. Tutti hanno per pezzettino, a parte il portiere che ne manca. Perché? Perché è venuto, questa partita qui è venuta fuori dopo 2-3 giorni da quella precedente. Quindi hanno recuperato poco. Speriamo bene, speriamo che siano anche loro stanchi, insomma. Torniamo a giocare notturna, ancora una volta il calcio inizio, lo battiamo noi e niente, è iniziata la partita, dai bimbi. E ho Perez così dalla distanza, boh, mi ci andava. E vai Correa, Dio buono, troppo lunga, del peccato. Vieni Rishi, tira Rishi. Va, va che seppi lì. No. Maremma canede. No. Maremma cane, oh. Oh, è la prima volta. Oh, sarà una frase fatta, però porca merda, è vero. È la prima volta che vengono in porta. Cioè che fanno un tiro vero e proprio in porta. Bisogna prendere il gol così. Fra l'altro allo scadere del primo tempo, proprio così. Si va. Oh, ma allora se si fa. Oh. Si va nella pausa in malo modo. Speriamo che nel secondo tempo le cose possano cambiare. Abbiamo un po' siamo messi a livello di condizione fisica, né? È quello che è. Vabbè, via, continuiamo per ora così. Vai Perez, che è buona. Potrebbe scapparci il rosso? Potrebbe scapparci il rosso. Madonna santa, è giallo. Va bene, comunque siamo in una posizione buona, eh? Guardiamo se. Allora, chi è quello che sa tirare meglio? Perché non c'è niente, gioco fatto a caso. No, è coso, è Tielemans. Ok, proviamo, eh. Vai Tielemans. Dio buono te! Non ha girato quel quanto bastava a farla entrare in porta. Cambio. Allora. Ci va a fare dei cambi importanti, eh. Allora, la prova fa così. Cerny al posto di Perez, perché non c'è nessun altro. I Turbo al posto di Ricci. E Odegaard è al posto di Azzo, che è più stanco rispetto al solito Tielemans. Vai Correa! E lo fa lui! Il gol del pareggio! Fra l'altro, il suo primo gol con la maglia del Newcastle! Alette al 78esimo! Riusciamo a riequilibrare le cose, finalmente! Boh, era l'ora! Va bene, via, meno male! So che ormai vedevo dell'oscurità in questa partita. Secondo me, anche se ci si provava a ruota, non si riusciva a fare gol. Meno male mi sono sbagliato. Ale, 1-1. Vai, Turbe, tira, Turbe. Non ci voglio rede. Ha scoppiato il palo. Finisce così 1-1. Maledetta la miseria, mi è rimasta nella testa l'immagine di Turbe che scoppia il palo. Porca miseria, de. Che palle, de. Vabbè, alla fine si è pareggiato e non si è perso, eh. Che alla fine. Lo, diciamo che abbiamo evitato l'osa peggiore. Però dei peccato, poteva anche vinci. Era bomba perché si vinceva contro la prima. Sono arrivati altri due, diciamo, resoconti. Uno è di Embolo che c'ha 78, non male per niente anche lui. E invece lui 71, 19 anni. Vabbè. A noi diciamo che non ci faceva grandissimo comodo, però. Quando hai 19 anni, se non hai 70 o più, secondo me sei promettente. Magari non diventi un 200, però se poi arriva tranquillamente sul 78-80 e magari può essere utile. O perlomeno può essere venduto in maniera positiva, ecco, facendo qualche soldino. Comunque, lasciamo stare queste ossa inutili, Dio. Siamo arrivati ad un'altra partita. FA Cup, giochiamo contro il Middlesbrough. E niente, come sempre la simula, guardiamo un po' come va. Vediamo se il nostro cammino continua oppure no. Presentimento brutto, vediamo un po'. Invece no, si va ancora avanti. 2-0. Oh, si gioca sempre fuori asa però ultimamente in FA Cup. Vabbè. Altra partita di campionato chiaramente. Giochiamo in casa contro l'Aston Villa. Aston Villa sono. Sapete che non ci ho fatto caso. Sono secondi. Non so come mai guardavo solamente il Norwich e non ci ho fatto caso che i secondi erano. Insomma, l'Aston Villa. E allora. La classifica è questa qua, abbiamo una partita, siamo tornati quarti, ma abbiamo una partita in meno rispetto alla terza e anche alla prima che è Norwich, fra l'altro, e anche quelle sotto.
Quindi niente, guardiamo, se vinciamo dovremmo riuscire a tornare terzo, vediamo un po' come andranno le cose. Tutti big match, e tanti match per essere un mese solo. Oh, Vies torna a giocare con la nostra cara magliettina. Ok, così. Sono stanchi, c'è stato il maledetto incontro di FK che me l'ha distrutti. Allora, mettiamo Odegaard al posto di Tielemans. Mettiamo Chervni al posto di Atsu e per ora rimaniamo così. Poi probabilmente faremo dei cambi perché qualcuno morirà in campo. Ancora una volta è notturna. Battono gli avversari il calcio inizio. Insomma, via, partita iniziata. Juan Manuel! Mamma mia, Juan Manuel! I turbe! Così all'inizio! La sblocca lui in solitaria! 1-0! Tra l'altro ha fatto un discreto go con quello che non è il suo piede, ovvero il destro. Alede, super inizio! Ancora turbe! Ancora turbe! Niente, niente, mi sono fatto prendere, non è successo niente. Attenzione, va a Clavone, raddoppia! E infatti è così, 2-0! Vaclav Cerny al 30esimo, Alede! E che baffettino, non ci ho mai fatto caso, è bellino! Tieni, Zorro! E vai Martin, buttala dentro! Dio, buono, lì! Mamma mia, cosa hanno rischiato di fare? Purtroppo poi non è entrata. Occhio! Boia! Che bomba tirata sul palo, c'è andata bene, vai! Ti levi? No. Finisce il primo tempo, 2-0. Bene, 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 bene. Bene così, calcolando anche che mezza squadra, parecchia squadra, insomma, un po' di parte è sfatta. No, però rimaniamo così. Si fanno cambi forse dopo, cioè forse, sicuramente dopo. Lo farò a Correa, lo farò a Correa. Questo è rigore, eh? Eh sì. Va Perez, no. Bisogna dare un po' di fiducia a Correa. Bisogna farlo un po' sbloccare. Vediamo un po'. Lo sbaglia. Oh. Non ci vedo, ha sbagliato davvero. Ai ai. Cambio. Allora. Levo i turbe. Metto Ricci. E poi levo Perez per mettere Atsu. Lo so che è stanco, però voglio fare un po' girare. E levo anche Amartey a posto di. No, sì, metto Tielemans a posto di Amartey. Vai, ce l'ho fatta. Vai, guarda Odegaard! Dio buono, del peccato. Bella palla, vai Atsu! Dici! Nulla, niente. Qui, meno male, siamo sul 2-0 e me ne frega relativamente. Se era sullo 0-0, entravo dentro il gioco, spaccavo la testa a Atsu. Perché si è aggiunto un gol clamoroso. Aveva un altro rigore. Vabbè, potevi anche non darmelo, arbitro. Via, ci faccio andare a Correa. Voglio vedere cosa fa ora. Andiamo un po'. La ritiro dove è prima. Voglio vedere. No, bimbi, ma è un cane! Cioè, ho capito che sono io a tirare, ma che cazzo, ma cosa c'ha? Una maledizione, un malocchio. Dio madonna, ne muoia. Grazie al cielo ha fatto gol prima. Gol del pareggio con Norwich. Almeno bello. Boia. Comunque, è finita così. Bene, è un'altra vittoria. L'importante è che si gioca contro la seconda. Yeee! Ci vogliono letteralmente fa morì, dato che. Già si era stanchi prima, dopo 2 giorni, cioè, ci sa appunto, un'altra partita che questa va. Boh, vediamo un po' come va. Comunque qua stavo guardando un attimino la situazione in classifica, ora siamo solamente a un punto dall'Aston Villa che è a seconda, buono, buono, buono. E no, siamo a 6 punti, anche se ci manca una partita da Norwich, quindi vincendo potremmo andare a 3 punti. Bene. Detto questo, iniziamo. Allora, ok, vabbè, così sostituisci, bla bla bla. Va bene, sì, per le maglie. Vediamo un po', Madonna santa. È vero che, cioè, se proprio erano stanchi, ma mi così tanto. E allora si mette il magico Chervni. Anzi, 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 facciamo così.
So che non è una cosa correttissima da fare, eh? Però, boh, mi viene in mente solamente sta cosa lì. Via, iniziamo e speriamo bene, eh? Speriamo non si faccia male a nessuno perché non è il caso. Il Newcastle, squadra che Va a tre reagisce calci subito. l'avversario, giochiamo in Prontamente notturna dentro l'Aston e Villa. via. Penso prova. Tirazzo! Tirazzo. Mamma mia signore, tiri. Stupenda Primo attenzione. tiro al 42esimo, fra l'altro. Finisce sì il primo tempo, 0-0. Veramente noioso, anzi a dir poco, noioso. L'unico tiro, no, perché qui abbiamo chiesto tre tiri, ma l'unico tiro effettivo è quello che vi ho fatto vedere prima con Azu. Se può essere definito tiro. Comunque fatemi fare un cambio, lavoro proprio Azu che lo vedo stanco e metto Cerny. Per ora si rimane così. Cambio. Allora, tolgo Tielemans e metto Odegaard e tolgo Turbe e metto Correa, anche se è stanco però sicuramente lo è meno, è un Arnautovic po' più riposato incomincia la rispetto ai ripresa. Turbe. E Ottone poi è Potrete più bimbi. cruzzare. Occhio No! Donnarumma. Bravo Ottimo Donnarumma! tiro. L'ho fatto anticipare. La Vanè! No! La loro voglia di non mollare ha 1-0. perso una 1-0 vita Brist all'84esimo, anzi 85esimo. quando la rete Seconda sembrava volta nei sicura. giro di 2 minuti che vengono in porta. Perché l'occasione prima di Sommer testa era il loro primo rientrando tiro dalla effettivo in panchina porta. e Va mettendo bene così. direttamente a disposizione. Vai Correa! Mamma mia, piedi ragazzi. Vai Correa! Ma dai, ma per davvero? Ma cosa c'ha? Ho capito che magari è destro, non è il suo piede, ma. Cazzo, c'ha 81, Dio buono, ma non ce l'ha un pelo di precisione nel sinistro. La gira bene. Può far male da lì. Vai Ricci, tira! Eccolo lì! Vai a culo de! 1-1, Ricci, forse, perché è stato un clamoroso gol. Però non so se il tiro di Ricci andava in porta, quindi il gol viene attribuito a Ricci o no. Comunque, chi se ne frega? 1-1. Alegge. Meno male, fammi vedere se si riesce a. Ma non lo so se andrà un po'. Vabbè, 1-1. Meglio sì, meglio di perdere. Infatti finisce proprio con gol, autogol di Ricci, insomma, con quest'ultimo gol la partita, 1-1. È il risultato più giusto il pareggio, più o meno, per le cose create da tutte e due le squadre. Un po' le scatole perché quasi sempre sul finale quando gli avversari vengono in porta bisogna prendere un gol. E oggi appunto si è rivista, oggi via, questa partita va si è rivista. Vabbè, via, meno male non si è perso. E ora la nostra ganza è che siamo secondi, anche se la Aston Villa ha una partita in meno. Vediamo un po'. Allora, è finito il mese di febbraio, quindi di conseguenza è finito anche il video. Però prima di arrivare alle conclusioni fatemi arrivare a questo punto, al 4 di marzo, che è il giorno in cui c'è la nostra prossima partita. Allora, si è fatto male Vukcic, vabbè, sinceramente con tutto rispetto a chi se ne frega, che tanto non ha mai giocato nemmeno panchinario. Comunque, eccoci qua al 4 marzo. Allora, giocheremo poi fuori casa, la prossima partita. Per quanto riguarda invece la classifica, allora l'Aston Villa ha vinto, è tornato al secondo posto. Cioè, questi benedetti 3 punti di stacco fra noi e loro. Noi ora siamo quarti, siamo a pari punti con la terza che è QPR, però a differenza nostra il QPR ha una partita in più, quindi volendo basterebbe anche un pareggino per riscavalcarli. Comunque, detto questo, direi che il video tutto sommato non è andato male, poteva andare meglio in alcuni casi, ad esempio per dirne una, l'ultima partita, però per il resto direi che non è andata per niente male. E niente. Stiamo arrivando piano piano, anche se siamo comunque a marzo, alla fine della stagione. Quante partite mancano? Quanti sono in totale? Via? Sì, perché non ho preso la sua classifica, non lo so. Un attimino, poi si arriva alle conclusioni. Allora, sono. Ah no, 46. No, manca sempre un po'. Non so come mai pensavo fosse almeno. Comunque, niente. Questo è quello che è successo. Questa è la classifica, siamo lì. Quindi detto questo, direi arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo,
ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti questi video qua di questa serie qua, ma non solo. Vi detto questo, ci vediamo al prossimo video, che appunto, come mai per ora sta andando la serie, vedrà le partite di marzo 2017. Via, vi aspetto, ciao.